I pleiadiani informano che stiamo entrando in una zona speciale della galassia, e saremo immersi in una grande quantità di fotoni, per il periodo dal 14 agosto 2024, all'11 settembre 2025. Ciò influenzerà molto le nostre cellule, e potremmo sentire delle vertigini ed un sonno inaspettato durante il giorno, perché questo è il modo in cui il nostro sistema biologico riceve questi fotoni, in modo che la nostra mente e l'agitazione della testa non interferiscano con il processo. Quindi ci mettono a riposo, i nostri corpi collassano. Informano anche che ciò influenzerà molto la parte posteriore del collo, poiché tendono ad esserci delle crepe a causa di forze non positive che investono molto, impianto di trucioli, eccetera. È una regione che, nel corso dei secoli, ultimi 26.000 anni, si sono formati in nanoportali di vortici invertiti non positivi, che spesso ci fanno provare una sensazione di drenaggio corporeo, che non ha nulla a che vedere con il bisogno di riposo, che solitamente provocano le energie fotoniche. Questo inizierà ad armonizzarsi notevolmente, grazie a quest'area in cui stiamo entrando, che è estremamente bombardata da energia fotonica. Dicono anche che tutte le entità non positive, rettiliani, draconiani, arconti, chimere e maghi neri, che, in questi 26.000 anni, hanno lavorato per drenare l'energia vitale degli esseri umani dalla superficie, ed altre possibilità all'interno del sistema solare, inizieranno notevolmente a perdere il controllo su di noi, poiché sono completamente allergici a questa energia fotonica. Informano inoltre che durante questo stesso periodo riceveremo importanti proiezioni atlantidee e ci riconnetteremo con le nostre incarnazioni positive nel continente atlantico. Ora dicono amorevolmente: buon viaggio. Noi siamo i pleiadiani, ed è sempre con grande gioia che parliamo alle nostre famiglie sulla superficie della Terra. Neva, è un piacere parlare con te. Sono il comandante Lorius, parlo a nome del mio equipaggio e ringrazio anche voi a nome loro. Ringrazio e concludo la trasmissione. Questo è quanto Gesù mi permette di vedere e di trasmettere. Nell'amore, nella luce e nell'umanità, Raffaello, recensione testuale, Solange Iabusita.